E dunque sarà su questa base che si può ipotizzare di stabilire un'analogia fra il cosmo e i viventi individuali rispetto al rapporto anima-corpo. Si può d'altro canto proporre forse un'ipotesi più specifica rispetto alle ragioni per cui Platone si immagina che Platone ritenga di dover attribuire un'anima al cosmo. Quest'ipotesi è data dalla constatazione che il cosmo e l'universo nel suo insieme, come è manifesto a chiunque lo osservi il cielo stellato, è caratterizzato da movimenti ordinati. Ora, sembra un assunto abbastanza caratteristico della psicologia e della fisica platoniche, ma più in generale forse del pensiero greco, che tutto ciò che è caratterizzato da un movimento ordinato suppone un principio di questo movimento. Ma poiché l'universo è la realtà che esaurisce tutte le cose esistenti, quindi non ha altri principi al di fuori di sé, deve, se è caratterizzato da movimenti ordinati, possedere esso stesso, in se stesso, il principio del proprio movimento. Ora, come è noto, da un punto di vista psicologico, per Platone il principio ultimo di ogni movimento ordinato è necessariamente un'anima. In altre parole, l'universo sarebbe caratterizzato da una triade di proprietà, movimento, vita e anima, che si coimplicano reciprocamente. Tutto ciò che si muove di movimenti regolari è un vivente e tutto ciò che è un vivente suppone la presenza di un'anima. Detta al contrario o in senso inverso, tutto ciò che possiede un'anima vive e l'espressione più immediata della vita del vivente è un movimento ordinato. Questo potrebbe essere il ragionamento che induce Platone ad attribuire all'universo, oltre che un corpo, anche un'anima, proprio in virtù della constatazione che esso è caratterizzato da movimenti ordinati. Siamo così indotti a considerare e condotti a considerare il tema appunto della costituzione da parte del demiurgo dell'anima del mondo. L'anima è costituita dal demiurgo sulla base di una mescolanza di tre elementi fondamentali: essere, identico e diverso. Tre elementi fondamentali perché si tratta delle caratteristiche che ciascuna entità deve possedere, in quanto ciascuna entità deve essere identica a se stessa e diversa da tutte le altre. Non si tratta però di essere identico e diverso corrispondenti alle idee intellegibili dell'essere, dell'identico e del diverso, e neanche delle cose sensibili in proprietà, che possiedono queste proprietà a livello materiale. Dice Timeo che si tratta di una mescolanza dei due piani, si tratta di essere identico e diverso che mescolano insieme il sensibile e l'intellegibile, il divisibile e l'indivisibile. È plausibile che questa descrizione alquanto misteriosa dei componenti dell'anima del mondo intenda alludere precisamente al carattere intermedio, alla collocazione intermedia dell'anima del mondo che si situa a metà strada fra il sensibile e l'intellegibile. Non si tratta di una realtà sensibile perché l'anima non è materiale e corporea, ma neanche di un'idea. E dunque si deve porre a metà strada fra questi due piani e la costituzione di elementi dotati di natura intermedia sarebbe proprio specificamente pensata per alludere a questa intermediarietà. Una volta realizzato questo mélange di essere identico e diverso, il demiurgo lo dispone in due bande incrociate in forma di chi, la lettera greca chi che corrisponde alla nostra X, poi ne piega gli estremi per costituire due cerchi che si intersecano in due punti e che sono inclinati l'uno rispetto all'altro come l'equatore e l'eclittica. Abbiamo così l'anima del mondo costruita sullo schema di due cerchi che sono appunto fra loro, che si intersecano fra loro in due punti e che sono affetti da movimento. È precisamente questo movimento che l'anima del mondo imprime al corpo del mondo e che si riflette poi in gradi via via degradanti e discendenti nei movimenti che noi possiamo constatare tanto nelle realtà celesti, i pianeti, gli astri, le stelle, quanto nelle realtà terrestri che esistono sul nostro pianeta. Quindi, attraverso l'ipotesi dell'anima del mondo, Platone intende spiegare ogni forma di movimento ordinato e disordinato che caratterizza tutte le realtà esistenti nel cosmo. Ma l'anima del mondo possiede anche un'altra facoltà, oltre a quella di produrre movimento, il movimento di tutte le cose, ed è una facoltà conoscitiva, perché il movimento dell'anima è un movimento paragonabile a quello di un intelletto. Per cui, anche qui alquanto misteriosamente, Timeo afferma che
quando attraverso i suoi cerchi l'anima incontra degli oggetti intellegibili, le idee, ne realizza una conoscenza piena, perfetta, episteme, scienza, laddove quando incontra invece degli oggetti sensibili e materiali non può che realizzarne una doxa, una semplice opinione. L'aspetto misterioso attiene naturalmente al fatto che non è ben chiaro a che titolo l'universo abbia una capacità conoscitiva, nel senso che mentre la funzione di produrre movimento è sensata perché fa riferimento a una caratteristica palesemente visibile nell'universo, una facoltà conoscitiva invece non sembra che abbia un immediato riscontro. D'altro canto sembra che l'attribuzione di questa facoltà all'universo e all'anima dell'universo sia funzionale all'idea cui Platone vuole conclusivamente giungere, cioè che è l'idea secondo la quale l'universo, nel momento in cui si costituisce compiutamente di un'anima e di un corpo, vive, vive la perfetta condizione di un vivente eternamente felice. Cioè è a questo punto costituito come un Dio che è perfetto nei limiti del possibile, che sussiste in una forma autonoma senza richiedere nessun tipo di intervento esterno di nessun genere e che inoltre, questo è molto significativo per una riflessione di carattere cosmologico come quella del Timeo, è anche felice perché pienamente consistente con se stesso. Allora l'immagine che conclusivamente possiamo ricostruire, descrivere del cosmo del Timeo, così come il dialogo ce lo restituisce, quella, come dicevo, di un vivente dotato di anima e corpo, pienamente compiuto perché esaurisce in sé tutte le cose esistenti, tutti i viventi, animali e vegetali, che sono disposti secondo un ordine che riproduce l'ordine delle idee intellegibili. Questa riproduzione dell'ordine dell'intellegibile sul piano sensibile, ho detto anche questo ma vale la pena ricordarlo in conclusione, assume una disposizione di carattere geometrico-matematico, cioè sono la geometria e la matematica a rappresentare la forma più prossima all'ordine perfetto dell'intellegibile a livello del mondo sensibile, perché la geometria e la matematica forniscono un modello che schematizza e, per così dire, stabilizza nei limiti del possibile il divenire perenne e caotico della realtà sensibile. Questo mondo, dunque, che è il nostro, che è unico, che è onnicomprensivo, risulta infine pienamente autonomo, autoreferenziale, permane per l'eternità, non ha bisogno di interventi esterni, dicevo prima, né di carattere creativo, ma neanche di carattere conservativo. Non chiama in causa nessun disegno intelligente, nessun disegno provvidenziale, se non quello che è però oggettivamente dato ed eternamente dato, che dipende dalle idee che costituiscono i modelli del suo ordine e della sua disposizione. Credo si possa vedere, sulla base di questi pochi rilievi conclusivi, in che modo, pur nella complessità che rimane in certa misura non soggetta a scioglimento, a semplificazione, il Timeo introduca e inauguri altrettante problematiche a livello fisico, cosmologico, filosofico e scientifico che sono assai controverse e che attraversano fino all'età moderna la posteriore storia della filosofia e della scienza.